come si vive qua al quartiere Libertà? Non ne parliamo. Me lo deve dire. Perché scappate? Non dovete scappare da me. Mi sono raga 30.000 volte, che lasciamo aperto. Ma perché? Perché? Discoteca. Cioè, non c'è modo di non si può ragionare. Mi hanno fatto diventare razzista. Ma perché? Cosa succede la sera? Siscon. Sappiamo mannaie. No, appena appena, mannaie, bottiglie. Tu, a volte avete assistito anche voi? Avete assistito. La sceneggiata è quasi. La domenica sicuro, la festa padronale. In settimana scappa qualche cosa. Qualche volta ci scappa la festa. Voi avete denunciato questa cosa? Denunciato, petizione. Arriva la polizia. Polizia dice per voi funzionano le leggi, per quelli no. Chiede la cosa. Vi trovate sempre al punto di fare. E che tu telefoni, ci sono valate. È tempo perso. E allora va bene così. E questo, diciamo, incide anche sull'attività, nel senso che qualche cliente. Lo devi dire al suo sindaco. Il suo sindaco, sai che dice? Chiamate i vigili con quelle cose. Una volta sono venuti i vigili, due vigili, si abbassa il volume che state facendo la festa. E dentro invece succede di tutto, ma alcol. Ma ci costa. La mamma la chiama, la camastrana. Certo. Poi la vedo venire in un pris de merda, vedi così. Boh, mi do che faccio intervista. Ma come si vive qua a Bari? Ehi, Vinon! Vinon, apri! Gane nam, gane! Eh? I parlare con il mobile stiamo tutto là. Beh vabbè, che ci siamo detti. No, io detto dove amico mio, devi andare al mare. Ah, quindi anche voi andate al mare. Sì. E senti un po', come si vive al quartiere Libertà, Vinon? A me bene. Si sta bene? Sì, sì. Hai problemi con la gente del quartiere? No, mai. Si vive tranquillo? Tranquilla, sì. E il fatto che qui ogni tanto la sera tirano fuori le bottiglie, fanno discussione, si affrontano? Qui no. Come no, qua proprio in questo locale. Qua sì, vabbè, io vai sempre. Vabbè, che tu non vedi, tu vedi pure no, tu. No, io sempre vai in bar. Vai di là. Tu, a mio convinto. Tu non vieni qua, di qua. No, ormai. Pure tu. Sì, qua no. Qua no, manco vino non viene da qui. Sì. Tu abiti a Libertà? Io abiti qua. Ok, via Libertà. Via Libertà, proprio in via Libertà. Come si sta qui? Sta bene. Si sta bene? Sì. Mi piace. Mi piace? Sì. Tu non sei. Prima io stai via Nicolai. Troppo casino. In via Libertà si sta un po' meglio. E tutti tranquillo. Ma tu sei uno di quelli che frequenta questo locale qui la sera, fa la festa? Come vieni, questo? Vieni qui la sera della domenica a fare festa? No, domenica io andare a chiesa, quando finivo a chiesa andare a casa. Tu lo sai che qui ogni tanto tirano fuori le bottiglie, si affrontano, fanno discussioni. Scusa, a me, non lo so, quando io chiuso a chiesa, andare a casa, con mio moglie e un figlio a giocare. Stai lì. Andare non frequenti Sì. Okay. Quindi in generale si sta bene, in via Nicolai c'era più casino, qua invece si sta meglio. Sì. Da quanto tempo stai in Italia? 9 anni. 9 anni. E che fai? Prima io lavorare a muratore a Telix. Ok. Da 5 anni. E mo ho finito di lavorare, il patrone ha detto no, ce l'ho i soldi, io scendiamo. E quindi adesso che fai? Come fai a vivere tuo figlio e tua moglie? Sì, io fare transnocchi, aiutare un persone anche all'IKEA. Ah, quindi vai fuori dall'IKEA a caricare le macchine, persone, ti danno la mancia e... Sì. Anil, vivi da tanto tempo qui? 30 anni. Oh, quindi si baresco. Barese. Forza Bari. Vabbè, ma quello è un dato corollario. Come si vive qui? Benissimo. Ti senti? Però. Stipendio, lavoro, poco. Quello è il problema, sì, che manca il lavoro e qualcuno di voi dà di matto. Sì, come diamo di matto noi. Vabbè, cosa fai tu nella vita? Io prendo disabilità di mentale, pensione, 280. Ah, tu prendi la pensione? 280. Ma poco, puoi lavorare? No, non si può lavorare. Ma non puoi lavorare? No. Poco. Prendi la disabilità non puoi lavorare. No. E come vivi tu? Cosa fai? E così aiuta moglie. Aiuti la moglie? Fai l'uomo di casa? Sì. Vabbè, stiri? Tutto. Tutto, lavi, fai stiri. Tutto servizio, tutto. Fai tutto. Cucini, tutto. E la moglie lavora? Sì. Almeno quello. E cosa fa? Domestico, vabbè. Voi siete di dove? Di dove venite? Mauritius. Ah, Mauriziani. Mauriziani. La sera. Ma che... come sta facendo? La sera. Tutta questa ignoranza porta al razzismo. Porta razzismo, fermo restando che c'è un dato di fatto, certe sere, la domenica, anche qualche volta in settimana, si fa festa, si fa bagordi e si arriva anche a prendersi a bottigliate. Certamente. E quello è un fatto. E le istituzioni dove sono? Perché non è solo un problema di questa gente arrivano, di colore. Arrivano, li portano fuori e poi li rimandano in libertà. Il popolo va tutelato, il popolo... E il popolo è tutto. E il popolo è sovrano, è il popolo che decide tutto.